Bentornati su Naruto Shippuden Ninja Storm 4. Oggi Team Guy, quindi selezioniamo Tenten, Rock Lee e Hyuga Neji contro avversari casuali Kiba, Kankuro e la vecchia Kiyo. Residenza Hokage sarà il luogo dello scontro. Si parte Tenten contro Kiba e Onizuka. Notate Akamaru cucciolo, notate Akamaru cucciolo, bellissimo, fermi, guardate, non ci distraiamo, si parte con lo scontro, proviamo a conoscerci un po' prima di attaccare, ci avviciniamo subito a Kiba, bisogna stare attenti perché Kiba è velocissimo, fortunatamente Akamaru non lo aiuta in questa forma, diciamo, da cucciolo. E ci prova a distrarre, noi non ci facciamo fregare, si va di mossa finale, riusciamo a beccarlo e via con l'abilità di Tenten, ovvero quella di evocare armi come se non ci fosse domani, mega sfere, mega palla d'armi, mega mazza di ferro in testa a Kiba, si continua, lui prova a fregarci, non ce la fa, noi lo schiviamo, in sua difesa intervengono entrambi Kankuro e Kiyo. Continua a sostituirsi, continua a sfuggirsi, ma finirà le sostituzioni. Prova ad attaccarci, noi schiviamo l'attacco e più attacchiamo. È un continuo schivare, sostituirsi. I marionettisti fanno la loro parte. Entra la vecchia Kiyo. La vecchia Kiyo, attenzione a non farsi intimorire dalla vecchia Kiyo. Non bisogna farsi prendere la tenerezza perché la vecchia Kiyo sappiamo che è molto potente. Quindi cerchiamo di avvicinarsi il più possibile, nonostante Tenten preferisca la media distanza. Ci proviamo, lei continua a schivare i nostri colpi, ma riusciamo a prendere, mettiamo all'angolo. Continua a evocare, sembra impossibile, continua a evocare alleati, continua a evocare spalle. Noi facciamo entrare Neji, è il momento di picchiare pesante. Picchiamo pesante col corpo a corpo di Neji, solo Neji ci può salvare. Qui si incastra un attimo la vecchia Kiyo, forse per paura di Neji. Qua è uno scontro tra marionette e Neji, riusciamo a districarsi, attacchiamo, ci allontaniamo per recuperare un po' di chakra, non ce la facciamo, non ci lascia tregua, quelle marionette alla distanza, approfittiamo un momento di pausa, ci carichiamo quanto basta, per poter poi avvicinarci a massima velocità e iniziare il nostro attacco. Proviamo a fare la mossa, la para, distruggiamo il costume della vecchia Kiyo e la portiamo a casa il primo scontro con un Neji molto, molto, molto in forma. Facciamo entrare Rock Lee, è il momento di giocare di arti marziali contro la vecchia Kiyo. Infatti Rock Lee si fa subito sentire, non lascia passare un secondo. Attenzione, la vecchia Kiyo prova una mossa, non ce la fa, ci riproviamo noi con la nostra mossa, ce la facciamo, vento caldo della foglia, vento caldo della foglia sulla vecchia Kiyo. E si sente tutto, ne approfittiamo per ricaricarci, ci proviamo di nuovo e ci riusciamo, doppio attacco, vento caldo della foglia per la seconda volta sulla vecchia Kiyo consecutiva, ci ricarichiamo, proviamo una terza volta ma non può andare sempre bene, infatti interviene Kankuro, c'è un cambio, interviene Kankuro che para il nostro colpo e inizia lo scontro Kankuro proprio lì. Qui tutti in difesa di Kankuro, non ci facciamo intimorire, continuiamo ad attaccarlo senza pietà, nel corpo a corpo noi siamo infinitamente più forti, non lo temiamo, ci ricarichiamo quanto basta per riprovare ancora il colpaccio. No, cerchiamo di avvicinarci in maniera intelligente, non ci lascia tregua, ci avvelena, noi ci avviciniamo e iniziamo a picchiare duro, picchiamo duro, picchiamo duro, picchiamo duro, proviamo la mossa finale, non ci riusciamo, entra di nuovo la vecchia Kiyo. Proviamo a fare la mossa finale, ma va a vuoto. Attenzione, sblocca la forma finale della vecchia Kiyo e qui dobbiamo iniziare a pensare di chiudere lo scontro. Mossa schivata di nuovo, pazzesco. Non abbiamo più abbastanza chakra e quindi andiamo a concludere lo scontro semplicemente picchiando forte. Vince il team Guy. Bravi ragazzi, veramente un bel scontro.